Direi rimpianto, la parola giusta. Peccato davvero per quei due gol mangiati da Mihaela nel primo tempo e soprattutto quel gol veramente incredibile che si è mangiato Cyprien, un giocatore che ho sempre stimato, ma stavolta l'ha proprio fatta grossa. E anche Suzuki, va bene tutto, ci ha anche tenuto a galla alcune volte con delle belle parate, eccetera. Però quello che ha fatto è un errore veramente, veramente grave, soprattutto per un portiere a fare con 7 milioni. Ah, vabbè. Perdoniamolo per stavolta e andiamo avanti. Come al solito, il Parma, come da 3 anni a questa parte, da quando c'è Pecchia, fa un primo tempo strabiliante. Sembravamo degli indemoniati, con due gol mangiati da Mihaela, il gol bellissimo di Mann, la traversa di Somm. La Fiorentina non ci capiva nulla. Poi, il secondo tempo, ovviamente, noi smettiamo di giocare. Pecchia decide in maniera molto saggia di togliere i tre giocatori più forti in attacco subito per mettere i giocatori arrivati l'altro ieri. E Camara, ma io dico, cioè, va bene che sono stanchi e forse non hai ricambi, anche se comunque ribadisco che una punta fisica in Serie A ci vuole, soprattutto nei minuti finali, perché appunto ti tiene palle e ti fa rifiatare la squadra. Comunque, fa partire meno contropiede gli avversari, si tiene palla bene. Comunque, secondo me è proprio inaccettabile che tu togli i tre migliori giocatori per quanto stanchi in un botto solo. A sto punto toglierli a scaglioni, cioè non toglierli subito tutti. Però, che devo dire? Abbiamo perso dei punti per l'ennesima volta per colpa dei nostri errori. Stranamente non di Balogo, che ha fatto una grande partita. Magari fosse questo il Balogo, che non quello che conosciamo. Per il resto, io non capisco appunto giocare dei primi tempi in maniera straordinaria, allucinante, e poi giocare nel secondo tempo da zombie in campo. Non la capirò mai, faceva così anche in Serie B, ma ti andava bene perché in Serie B avevi avversari così così. In Serie A basta che fai un errore, Blaghi ti mette la punizione sotto l'incrocio. E ti è andata bene anche che Pongracic ci si è fatto espellere in maniera sciocca, perché poi ovviamente rischiava anche di perdere questa gara qua. Comunque, alla fin fine non era da buttare via un pareggio con la Fiorentina, assolutamente no. Però per come è arrivato c'è più rammarico che gioia, almeno per me. Un saluto, al prossimo video. Ciao.